Prendi questo. Sì, sta prendendo. Nelle mie condizioni fisiche non sono ancora andato sul Lungotevere e quindi da casa, mentre curo una malattia che spero si allontani da me il più presto possibile, ma vivendo comunque nella difficoltà di cure che sono quotidiane, non sono andato a fare la passeggiata per vedere quello che state vedendo. Ma in fondo l'avete visto, ci sono stati altri che sono andati dal amico Cristiano Aresu a Salvini e forse anche a persone che non avevano volontà politica, ma semplicemente un'indignazione personale, per vedere quello che sta capitando. Qui, dove c'erano San Pietrini, dove c'era, nei tempi di Veltroni, un leggero velo per rendere la strada meno impervia per le biciclette, con l'eroismo di chi vuol fare la pista ciclabile più lunga del mondo, la sindaca di Roma, la Reggi, Raggi come si chiama, ha pensato di fare questa asfaltatura ridicola, penosa, che è una violenza a un luogo che ha la sua perfezione. Mi auguro che dopo la denuncia alla procura, la sovrintendenza per prima e anche i magistrati si muovano per cercare di, come dire, cacciare, forse non dobbiamo dire cacciare, se ne andrà da sola, qualcuno avrà anche il coraggio di votarla, una persona che non solo ha consentito che fosse umiliata a Roma approvando le indicazioni di un magistrato, una specie di visionario che si chiama Pignatone, che ha parlato per 3 anni di mafia capitale per avere la gloria di combattere la mafia anche a Roma, ma dopo aver lodato questa violenza contro Roma ha pensato di farlo lei direttamente, fare quello che soltanto la mafia potrebbe fare, cioè asfaltare un lungo marciapiede con i San Pietrini che vedete bene, che ha una storia, per fare questo nastro schifoso di bitume che è la misura di una mente ottenebrata. Ecco, non credo che occorra molto, se ne è accorto ovviamente, l'ha detto anche Calenda, i candidati che siamo oggi, Calenda, io e la Raggi, devono comunque misurarsi con quello che il sindaco oggi sta facendo, che è questo, non solo, come dire, annunciando che non lo faremo mai, che cercheremo di riparare all'errore, ma dicendo com'è possibile fare una cosa di questo genere, com'è possibile, violare un luogo incontaminato attraverso questa follia, questo nastro di bitume, com'è possibile e riempirsi la bocca di mafia capitale. Questo è quello che la mafia fa, essere indifferente alla bellezza e violarla per puri interessi, non saprei quali in questo caso, ma forse l'interesse di dire noi facciamo la più bella pista ciclabile del mondo. Ma andate al diavolo, dico al diavolo, comunque fuori dalle palle.